Ciao a tutti, oggi ci troviamo davanti alla fermata del Ficobus, questo autobus messo a disposizione da Tiper che fa la tratta stazione Fico e viceversa. Abbiamo scoperto quello che è sostanzialmente sotto gli occhi di tutti, ovvero che questi autobus all'avanguardia ibridi viaggiano sostanzialmente vuoti. Abbiamo fatto di recente un accesso agli atti e quello che viene fuori da metà novembre fino a fine dicembre è che in media su questi autobus che vedete sono lunghi 18 metri e potrebbero portare 148 persone, in realtà sopra viaggiano una media di 6 persone che non servirebbero nemmeno per riempire uno scuolabus. Ricordo che sono 9 autobus ibridi costati la modica cifra di 4,3 milioni di euro, di cui 3 milioni finanziati dalla regione e l'altro 1,3 milioni da Tiper. Tiper quindi regione, comune, città metropolitana, sono sostanzialmente soldi dei cittadini, soldi nostri, quindi uno spreco di risorse pubbliche vergognoso a servizio di Farinetti e delle cooperative. Quello che abbiamo proposto noi e depositeremo oggi una risoluzione in questo senso è che questi autobus ibridi pagati dai soldi dei cittadini vengano restituiti alla collettività, quindi ai cittadini e ai legittimi proprietari, perché non ha senso che continuino a viaggiare completamente vuoti, vanno restituiti ai cittadini nei normali percorsi ordinari, anche a disposizione di quelle linee che funzionano male, sono sovraffollate o non sono efficienti.